Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, oggi Tag, the perfect palette, scusate l'aspetto leonino, ma ieri sera ho deciso di cambiare completamente il metodo di asciugatura dei miei capelli, quindi diffuso ora go go, niente giardello e oggi dovevate vedermi ieri sera. Comunque, poco c'entra con il contenuto di questo video. Come vi avevo preannunciato nel video, nell'ultimo mi preparo, eccetera, eccetera, così mi stava bazzicando l'idea di fare anch'io questo tag, me poverina, con le mie palettine, però il mio dubbio era chi potrebbe interessare perché è solo da ridere, perché assolutamente se vi aspettate di vedere Urban Decay, Too Faced, The Balm, ciao, è stato bello, bacioni. Invece, se volete farvi quattro risate con una ragazza, ormai mi definisco ragazza, che non ha comprato queste cose, restate pure con me e divertiamoci assieme a rispondere alle domande di questo tag. Onore e lode a Ornitorella e Company che hanno portato questo tag in Italia. Bacioni. Grazie, grazie per l'idea e basta, e partiamo. Anzi, un'altra premessa. Allora, io non sono una grande amante delle palette perché le trovo un po'. Mi sento un po', in costrizione con le palette, cioè l'idea di avere, tutto chiuso lì e di non poter spaziare non mi ha mai esaltato più di tanto. Mi piace molto di più divertirmi con gli ombretti singoli, o comunque di una palette in genere mi piace un ombretto, poi un altro dell'altra palette, quindi per me non ha molto senso per la mia persona, per come sono fatta io. Seconda premessa, ovviamente queste sono le palette di una ragazza che vive da sola, si mantiene da sola, deve pagare l'affitto o il mutuo, l'assicurazione della macchina, tutta una serie di cose. Ci sono cose che le piacciono molto di più delle palette e poi in fondo vengono le palette. Quindi voglio dire, quando finiscono le risorse, non è che mi vado a spendere 50 euro di palette se prima devo oppure voglio fare qualcos'altro. Basta, ecco perché non vedrete niente di fantasmagorico. Pri, fantasmagorico, fantasmagorico. Oh, non riesco a parlare oggi, fantasmagorico. Prima domanda. La palette, quella con il miglior packaging. Oddio, in questa valle di lacrime io non saprei proprio dirvi qual è il packaging migliore. Forse tra quelle che ho. Proprio perché sono piccoline, a me non piacciono le palette grandi, io direi che tra quelle che ho, forse quella di Kiko, così compatta, ed è sempre la Color Fever, la numero 3, con lo specchiazzo, ok, con lo specchiazzo e quattro colori, con i quali puoi fare almeno due trucchi, è una delle palette che io riesco a trovare più sensata. Cioè, non mi piacciono quelle troppo grandi, troppo architettate, il castello che scende, la Barbie che si beve il drink, non, cioè sono belle da vedere, ma per me sono inutilizzabili e comunque sono oggetti di arredamento. Quindi per me la palette, mi sono sporcata, sì, vabbè, prima mi sono truccata, quindi sarò insozzata da qualche parte, deve essere un qualcosa di compatto, ok? Se io proprio utilizzo la palette perché viaggio, mi sposto, per il resto non mi piace avere cose troppo grandi. Per questo c'è uno specchietto bello grande, eccetera, quindi compatta e funzionale. Quella con gli ombretti più pigmentati. Allora, vabbè, quelle con gli ombretti. Qua ne ho di più. Però, diciamo che rispondo per quanto riguarda il mix. Questa è l'Immaculate Collection di Mua. E anche qua, ovviamente, sono zozze, ragazze. Quindi, questa la conoscete tutte. Ha un'ottima pigmentazione, tranne gli ombretti matte, che grazie a Dio sono pochissimi. Per quanto riguarda gli ombretti shimmer o satinati, la pigmentazione mi dà immensa soddisfazione. Questa per quanto riguarda gli shimmer. Poi faccio una suddivisione. Per quanto riguarda la palette matte pigmentata che mi piace tantissimo, è questa di Wycon della Luxury Revolution Eye Palette, c'è scritto. Comunque sia, è codesta palette. Quindi specchietto anche qua, non voglio accecarvi. E questi sono i quattro colori. Quattro matte e quattro super scriventi. Quindi, questa per gli shimmer, diciamo, e questa per i matte. Poi, oddio, mi si è oscurato il PC. La più versatile. Ma
Secondo me è la più versatile e guardate in che condizioni è, cioè mi è caduta per terra mesi fa, quindi ragazzi non ve la posso far vedere, vedete che è tutto sfarinato, è l'original della Sleek, vabbè la conosciamo perché ha colori chiari, eccola là, mi sono insozzate i leggings, colori chiari, colori scuri, comunque c'è il nero, ha i colori, diciamo che questa è quella più versatile, se voglio portarmi via qualcosa. A parte che vedete purtroppo, ecco io non ho messo questa come preferita per il packaging perché mi è caduta una volta e si è sconquassata, le altre mi sono cadute 1000 volte e sono rimaste intatte, non si sa come. Però diciamo a livello di colore, tra le più... Sì, mettetela qua Gabri così non ti vedono, è quella più funzionale secondo me. Poi è quella più versatile, la più adatta per viaggiare, appunto, non questa perché mi si è proprio rotta in viaggio e questa è la mia imbrezione, è la più adatta per viaggiare. Allora, io non amo, ma questa domanda risponderò così, io non amo portarmi via le palette per viaggiare, lo so, sarebbe molto più comodo perché tutto in uno, però sempre per questa cosa che... Mi piace portarmi via dei singoli, cioè mi piace portarmi via un illuminante, quindi ombretto chiaro per fare appunto luce o comunque sotto l'arcata sopraccigliare e poi portarmi dei mono per creare vari colori e poi lo scandalize di Rimmel, di modo che lì posso inventarmi varie cose. Portarmi via solo una palette per viaggiare, Comunque sia, porterei sempre via un qualcosa di piccolino, mai una cosa grande, quindi ho questa di Kiko. Ragazzi, tata, ve la ricordate? La Metallics di Essence. Questa l'ho portata a Barcellona, mi ricordo. E l'ho utilizzata tantissimo. Quindi questa era l'eyeliner che ormai sarà praticamente da scolpire con il Black & Decker. Comunque, cosette piccoline. Una volta mi sono portata via anche questa di New York Color, così vi faccio vedere un po' di cosucce. Approfitto di questo tag. Vedete che comunque ha un borgogna, ha dei neutri, ha un dorato, il primer, l'illuminante. Quindi preferisco di più un formato del genere. Non partirei con un catafalco di questo tipo. È quella che rimpiangi di aver comprato. Allora, indubbiamente la palette che mi fa più schifo in assoluto è questa qui della Saffron. Brand venduto su Cosmetics for Less, perlomeno io l'avevo comprata là, ne avevo sentito parlare benissimo, questi ombretti li ho usati un paio di volte, sono schifosi, farinosi, scrivono sì sul dito ma sull'occhio poco, questa l'avrò pagata 1,50 euro, una cosa di questo tipo. Terribile, e poi non avrei comprato, io adesso non mi ricordo se questa l'ho comprata o mi è arrivata in omaggio, sapete che muovi, bilancia, paletta, secchiate. Non me lo ricordo, se l'avessi comprata sicuramente non la ricomprerei, se l'ho ricevuta in omaggio non è stata colpa mia e quindi... Perché insomma tutti questi coloretti boh hanno poco un perché secondo me. Boh, non mi ricordo se l'ho comprata oppure no. È quella che ha i colori con i nomi migliori. Le mie palette, essendo low cost, sfigatielle, da quello che ho capito, non credo che abbiano i nomi. La Sleek ha messo i nomi? Se li avesse messi io non... Ti ho buttato il cosino di plastica e quindi non vi so rispondere. No. Salto. Quella che utilizzi di meno, vabbè, ovviamente questa, per i motivi vedi sopra della Saffron. E vi dirò, utilizzo pochissimissimissimissime, questo è un vero peccato. E voilà, la 88 colori mi sembra di Zoeva. Questa la utilizzo pochissimo. È là nel cassetto, infatti questa la devo assolutamente tirare fuori, cioè devo darle un suo perché. Io penso che durante dicembre, gennaio, comunque il prossimo anno, ragazza mia, te famo lavorà perché sei lì da troppo tempo e sei molto 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 inutilizzata. Quella più usata, più amata che porteresti in un'isola deserta. Scusate, io sparisco perché vedo il PC. Bah, è difficile per me scegliere, eh? Però se proprio dovessi partire con qualcuna, boh, penso questa. La Immaculate Collection, penso questa qui. Perché comunque ha di tutto un po', ha colori neutri, colori colorati, insomma, se dovessi per forza impazzire e salutare tutti quanti e andare in un'isola deserta, almeno potrei divertirmi con trucchi diversi, che vedrei solo io del resto, ma del resto io odio vedermi sempre nello stesso modo, quindi chi non devo annoiare nella mia vita sono io. E basta.
miglior rapporto qualità-prezzo. Vabbè. Secondo me le palette slick. Per me le palette slick sono quelle che hanno. Adesso ve ne faccio vedere un'altra, così. A esempio, questa è la Ultra Matte. Sì, magari non farla vedere chiusa, Gabri, farla vedere aperta, senza ucciderti lo smalto che ieri sera hai messo con tanta passione. Eccola qua. Perché ve la sto facendo mostrare? Per rispondere, migliore rapporto qualità-prezzo. Oggi io questa l'ho provata a utilizzare, tra l'altro facendo una base con la matita. Vediamo se la situazione dei matte migliora con la base, con la matita, come mi avete consigliato voi, altrimenti rimango della mia idea precedente. Comunque 9,90 euro per un sacco di ombretti di questo tipo, molto carini, in genere molto pigmentati, se può fa. Mai senza in una palette, ma un colore chiaro. Allora, secondo me in una palette, allora in genere mi piace avere dei colori chiari per fare il punto luce, quindi dove cacchio vogliamo noi punto luce? Poi, secondo me, in una palette ci devono essere sia i matte che i colori shimmer o satinati. Cioè, una palette totalmente shimmer o totalmente matte, secondo me, perde. Quindi, diciamo che se scrivessero i matte di questa palette qua, dell'Immaculate Collection, sarebbe l'ideale. Se quella original di Sleek, a parte che non seguo le uscite delle palette Sleek da un sacco di tempo. Se l'original, oltre al nero matte, ne avesse avuti altri, sarebbe stata il top. Quindi, secondo me, la palette perfetta, vedi il discorso precedente, non sono una grande appassionata di palette, ha colori matte e colori shimmer e comunque come minimo un colore scuro per la profondità e un colore chiaro per i punti luce. Basta, credo che le domande siano finite, niente, vi avevo avvisate se siete colme di delusione alla fine di questo video, ma del resto io avevo alzato le mani, quindi se siete arrivati fino a qua, cavoli vostri, veamo comunque, veamo come dice ultraviolettante Violetta Rocks, che è una figata, andatela a vedere che vi fate due risate, ma sicuramente la conoscete già. Wow, due citazioni in questo video, Ornitorella e Violetta Rocks, ma si dirà così, era Violetta Rocks, comunque vabbè, tanto non mi vedrà mai. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!